Il 6 agosto 1997 ricorreva l'anniversario dell'esplosione atomica sulla città di Hiroshima e gli appassionati di astronomia festeggiavano l'atterraggio della sonda Pathfinder sul suolo marziano. Nonostante ciò, sembrava essere un giorno qualunque a Città del Messico. Lomas de Chamisa è una prestigiosa zona residenziale della città. Sono le ore 17 circa e il cielo è grigio. All'improvviso, uno strano oggetto fluttuante si affianca ad un palazzo denominato Royal Reforma Laureles ed è ripreso da un testimone occasionale con una telecamera amatoriale. Il filmato viene recapitato il 26 settembre 1997 alla redazione di Tercer Milenio, un noto programma televisivo trasmesso dal potente network Televisa Messico e condotto dal famoso giornalista e ricercatore Jaime Maussan. Nella lettera allegata al pacchetto contenente la videocassetta, l'anonimo cameraman spiega di essere stato testimone involontario dell'avvistamento mentre si trovava nel suo ufficio insieme ad un collega. Racconta di essersi precipitato a prendere la telecamera del capo ufficio nel momento in cui si è reso conto di quello che stava avvenendo. Chiede inoltre che non venga reso pubblico il suo nome per il timore di perdere il lavoro, quindi affida il filmato a Jaime Maussan, spinto dalla fiducia che ripone in lui e nella sua fama di serio ed onesto ricercatore. Immediatamente dopo la prima messa in onda del filmato, il mondo ufologico sussulta. Si è di fronte ad uno dei più strabilianti filmati di oggetti volanti non identificati mai visti prima. Il video mostra un oggetto dalla classica forma discoidale, la cui struttura apparentemente metallica è avvolta da uno strano alone vorticoso. Nel filmato, inizialmente, il velivolo si mostra stazionario di fianco ad un complesso di palazzi, pressappoco a 60-80 metri dal suolo. In seguito si sposta verso destra, con un apparente movimento circolare anti-orario intorno al proprio asse, per poi scomparire definitivamente dietro ad un'altra delle costruzioni. Jaime Maussan, con la collaborazione del giornalista ricercatore Daniel Muñoz e dell'equipe di Tercer Milenio, inizia subito l'investigazione su questo caso e dopo pochi giorni si trovano i primi testimoni oculari. Le loro dichiarazioni risultano subito fondamentali, soprattutto per la descrizione che fanno dell'oggetto, del suo movimento e per ulteriori dettagli che riportano fedelmente senza prima aver visto il filmato. Grazie alla serietà e alla straordinaria attività di investigazione e divulgativa condotta da Jaime Maussan nel corso degli ultimi anni e alla notevole disponibilità ed apertura offerta da Televisa, il popolo messicano è sicuramente tra i più consapevoli di quanto stia attualmente avvenendo sul nostro pianeta relativamente alla manifestazione ufologica e ai vari fenomeni ad essa collegati. Un risultato che annovera Maussan tra i più coraggiosi e capaci divulgatori del nostro tempo. Il video di Las Lomas documenta uno dei capitoli più rilevanti di un'ondata di avvistamenti che sta coinvolgendo tutto il pianeta e che ha avuto una prima avvisaglia alla fine degli anni Ottanta con le manifestazioni sui cieli del Belgio. Questo tipo di eventi ha conosciuto una vera e propria impennata a partire dall'eclisse totale di sole verificatasi in Messico l'11 luglio 1991. Un'eclisse durata quasi 7 minuti e ritenuta tra i più grandi eventi astronomici del secolo. Questa importanza è stata condivisa e profetizzata anche da uno dei più sapienti popoli del nostro antico passato, i Maya. Per loro questo evento avrebbe segnato il passaggio verso una nuova era, nella quale si sarebbe realizzato il totale rinnovamento dell'uomo e del pianeta stesso, grazie anche all'incontro con esseri di grande saggezza provenienti dalle stelle. Una profezia che incredibilmente coincide con i comunicati ricevuti dai contattisti, con le tradizioni di altre antiche culture, con testi profetici appartenenti a molte religioni del nostro pianeta e con messaggi divini dati negli ultimi 2000 anni della nostra storia. Questa grande massa di informazioni e di segni che abbracciano i vari aspetti della scienza, della spiritualità e della cultura sembrano avere un intimo legame reciproco nonostante l'apparente diversità esteriore. Questa interdipendenza presuppone un piano organico, probabilmente sviluppato da una intelligenza sovrumana che sta intervenendo con sempre maggiore incisività nelle vicende del nostro mondo. Un piano che diventa sempre più evidente nelle sue dinamiche causali e manifestative e trova nella comparsa degli oggetti volanti non identificati uno degli aspetti più affascinanti per le nostre coscienze. Un fascino che sarà ulteriormente accresciuto e reso concreto vedendo lo straordinario spettacolo offerto dai migliori filmati UFO degli anni 90.
L'eclisse totale di sole avvenuta in Messico l'11 luglio del 1991 e perfettamente prevista dai Maya costituiva, secondo le loro conoscenze, uno dei punti focali nel cammino evolutivo dell'umanità. Questa eclisse segnava la morte del quinto sole, un'epoca caratterizzata dal decadimento dei valori morali e spirituali che avrebbe offuscato la vera conoscenza e sancito il trionfo del materialismo. La morte del quinto sole e la nascita del sesto avrebbero segnato l'inizio di un periodo di grandi mutamenti sulla Terra e la nascita di una nuova età dell'oro, grazie all'incontro con esseri di grande saggezza provenienti dalle stelle. Tale profezia è contenuta nel codice Dresda, uno degli antichi codici scampato alla distruzione della cultura di questo popolo. Effettivamente, dopo l'eclisse solare totale avvenuta in Messico l'11 luglio 1991, gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati in tutto il mondo si sono moltiplicati, a tal punto da poter essere definiti una delle più grandi ondate della storia. Grazie a ciò sono andati aumentando di pari passo i documenti filmati e fotografici che testimoniano questi eventi, fornendo così una rilevante prova testimoniale su un fenomeno non ancora accettato come reale dalla maggior parte delle persone. Gli avvenimenti dell'11 luglio 1991 furono preceduti da una prima fase di attività UFO, un avviso di qualcosa di più eclatante che sarebbe iniziato a partire dalla grande eclisse. Tra i vari eventi che hanno preceduto la grande manifestazione del giorno dell'eclisse, vi è il seguente caso avvenuto nei pressi della città di Puebla, a 130 km circa da Città del Messico. Il 7 luglio 1991, alcuni agenti della polizia giudiziaria seguivano fuori città un velivolo luminoso, convinti si trattasse di un aereo clandestino di trafficanti di droga. Lo filmarono e scattarono delle foto, sperando di poter individuare degli elementi utili ad identificarlo. La loro sorpresa fu notevole quando videro i risultati. Il mio compagno mi grida: "Guarda, c'è una luce, è un aereo!" Fermo la macchina, scendiamo. E il fotografo che era con noi scatta le foto per cercare di individuarne il numero di matricola necessario per capire da dove provenisse. Dopo aver sviluppato le foto, il fotografo mi dice: "Guarda cosa è venuto fuori." E io, indispettito, gli ho chiesto: "Cos'è questo? Io qui non vedo alcuna numerazione dell'aereo, ma che cos'è?" Un oggetto molto simile fu fotografato alcuni mesi dopo, esattamente il 30 ottobre 1991, dal dottor Carlos Perez e un amico, nella zona dei vulcani, nello stato di Puebla. Il 13 gennaio 1998 viene filmato sopra Città del Messico un apparato che risulta avere una certa somiglianza con l'UFO presente nelle foto che abbiamo appena presentato. Come possiamo vedere, lo strano oggetto si trova statico sopra un palazzo e dopo un certo tempo si sposta alla sinistra ed è chiaramente visibile sopra le luci della città. Ma torniamo all'11 luglio 1991, giorno dell'eclisse. Mentre molte persone si preparano con strumenti vari per poter seguire l'evento, uno strano oggetto permane immobile sopra la città. In questo film, girato dall'ingegner Guillermo Arreguin, possiamo apprezzarne la forma circolare con una cupola nella parte superiore. La parte destra è maggiormente illuminata, il che significa una superficie riflettente la luce solare, quindi di natura probabilmente metallica. La zona sottostante è in ombra, da cui si desume la sua tridimensionalità. Si può chiaramente vedere che non si tratta di un aereo, di un elicottero o di un pallone sonda. La sua forma appare molto simile, nonostante la grande distanza da cui è stata effettuata la ripresa, con il disco filmato circa 6 anni dopo nel quartiere Las Lomas della stessa Città del Messico. È evidente anche lo stesso tipo di alone vorticoso che conferisce agli oggetti un apparente movimento rotatorio intorno al proprio asse. Durante l'eclisse sono stati realizzati almeno 15 video dell'oggetto, di cui 7 sufficientemente chiari.
I filmati testimoniano la sua presenza da prima dell'inizio dell'eclisse sino al suo termine, quindi per un tempo oltre i 10 minuti. In essi possiamo valutare la differenza di luminosità tra l'oggetto e le stelle nella fase chiara ed oscura dell'eclisse. Lo si può vedere ad eclisse definitivamente terminata, quando ormai, a causa della forte luce solare, non sarebbe più possibile osservare alcun astro, e infine lo si può vedere davanti alle nubi, cosa che non sarebbe stata possibile se si fosse trattato di una stella o di un pianeta. Il video, realizzato da Eduardo Mejía, è molto importante perché mostra l'oggetto sia durante che dopo l'eclissi. Al principio habían dicho que se trattava di una estrella. Pero yo me quedé grabándolo porque... I miei familiari all'inizio hanno detto che si trattava di una stella, ma io ho continuato a filmarlo per semplice curiosità. Non pensavo potesse trattarsi di un oggetto volante non identificato. Solamente dopo mi sono reso conto che si trattava di qualcosa di particolare. Il filmato di Eric Aguilar è un altro documento molto interessante per la sua nitidezza e vi si può osservare nuovamente l'oggetto illuminato dalla luce solare. Il film realizzato dall'ingegner Fuentes è l'unico che testimonia il momento in cui l'oggetto si allontana. Vedendo il film con i colori e la velocità originali, è difficile stabilire se il movimento sia proprio dell'oggetto o se sia dovuto allo spostamento della videocamera. Ma elaborando le immagini al computer possiamo evidenziare sulla destra in alto i raggi del sole che appaiono scuri e che possiamo usare come punto di riferimento. In questo modo possiamo stabilire che la telecamera era immobile e valutare la stupefacente accelerazione dell'oggetto che si allontana. Un'evidenza che rende palese la natura non terrestre del velivolo fino a quel momento sospeso sopra Città del Messico. Dobbiamo prendere coscienza del fatto che non siamo soli nell'universo e che vi sono infinite forme di intelligenza che possiedono abilità tecnologiche mozzafiato. Sempre durante l'eclisse, nella città di Puebla, sono stati realizzati altri video che mostrano un oggetto il cui riflesso, forma, ombra e alone fluttuante sono perfettamente identici a quelli riscontrati nell'oggetto filmato sopra Città del Messico. Questo avvistamento fu solamente una coincidenza. Ce ne rendemmo conto solamente dopo aver visto in televisione quelli realizzati a Città del Messico. L'eccezionalità dell'evento è resa ancora più manifesta da un altro documento realizzato in Giappone il 23 novembre 1991 sopra il Monte Unsen. Le caratteristiche praticamente identiche degli oggetti filmati sopra Città del Messico, Puebla e Giappone, da persone che non si conoscevano e che distavano tra loro centinaia di chilometri, sono elementi che dovrebbero essere presi in considerazione dalla scienza, dai media e dai governi di tutto il mondo. Il loro silenzio ed indifferenza pone gravi interrogativi sull'attendibilità e affidabilità dei compiti che queste organizzazioni dovrebbero svolgere a favore della collettività umana. Una collettività che si vede così defraudata di una consapevolezza che potrebbe significare un cambio positivo, capace di far emergere quelle riflessioni e quella consapevolezza utili a farci uscire dalla grave situazione nella quale ci troviamo. I governi non possono più negare che gli alieni sono una realtà. Quindi, per evitare il contatto, diffondono la paura. Controllano organizzazioni ufologiche come il MUFON, grazie alle quali divulgano storie orribili per creare terrore. Perché non vogliono questo? Perché se realizzassimo che non siamo soli nell'universo, che non siamo altro che una umanità tra milioni di umanità nell'universo, riconosceremmo la nostra unità. Non c'è differenza se sei ecuadoriano, italiano, tedesco, ebreo o qualsiasi cosa. Siamo un'unica umanità. Siamo tutti i figli della Terra. E se noi realizzassimo questo, loro non potrebbero più esercitare il controllo su di noi, ed è proprio quello che non vogliono. Thank you.
Nel mese di agosto, nella zona di Atlixco e Metepec, nello stato di Puebla, vi furono innumerevoli segnalazioni di oggetti volanti non identificati. Uno dei video risultanti da questi avvistamenti risulta essere praticamente identico a quelli realizzati in Belgio nel 1989 e nel 1990. Questi avvistamenti furono confermati anche dalla polizia e dalla stessa aviazione belga, che cercò di intercettare gli oggetti senza riuscirvi a causa della incredibile velocità con cui si dileguavano quando venivano inseguiti. L'incredibile serie di filmati dove compaiono oggetti di questo tipo è andata aumentando nel corso degli anni. Questo filmato fu realizzato in Georgia, nella città di Tbilisi, nel dicembre del 1990. Lo stesso oggetto viene nuovamente filmato sopra la città di Puebla il 12 febbraio 1992 dal signor Guillermo Gemez, cameraman professionista della TV Super 3 di Puebla. La telecamera era fissata sopra un cavalletto livellato, non ci sono quindi movimenti di camera tranne quelli per seguire l'oggetto, e i movimenti che si vedono sono solo quelli propri dell'oggetto stesso. Questo evento è tra i più interessanti e significativi di questa eccezionale ondata di avvistamenti. Il 19 maggio 1992 alcuni abitanti di Uchipila, nel Messico, vengono svegliati nella notte dal forte latrare dei cani. Usciti fuori, vedono questo strano oggetto sospeso sopra la città. Il filmato di Uchipila testimonia un fatto già noto ai ricercatori, e cioè la particolare reazione degli animali quando si manifestano questi mezzi. Un evento che si è ripetuto anche nel caso dell'avvistamento nel quartiere Las Lomas e di cui tratteremo approfonditamente più avanti. Rivediamolo con l'audio originale. Un apparato molto simile fu filmato dal signor Arturo Diaz Soiano sopra Città del Messico nello stesso mese di maggio del 1992. Nuovamente a Città del Messico, il 20 gennaio 1995 viene realizzato questo filmato molto interessante. Ad un certo punto l'oggetto diventa opaco, rendendo così possibile valutarne pienamente la forma triangolare. È la prima volta che la si può apprezzare così nitidamente. Un altro UFO molto simile è stato avvistato in Russia il 19 febbraio 1997 nella città di San Pietroburgo. L'oggetto è stato filmato da varie persone e si è stimato che la sua ampiezza fosse di circa 300 metri, mentre l'avvistamento è durato oltre 50 minuti. Esistono almeno 7 filmati che lo ritraggono. Le immagini che vediamo ora sono state realizzate con un telescopio. Un velivolo molto simile è stato filmato da un operatore della TV Gamma Vision dell'Ecuador, grazie alle telefonate delle persone che segnalavano alla TV la presenza di uno strano oggetto in cielo. Soprattutto in Messico, in questi ultimi anni, sono stati realizzati dei filmati che hanno destato grande stupore per il notevole numero di oggetti presenti. Queste vere e proprie formazioni, la cui configurazione sembra riprodurre delle costellazioni, sono state definite flotillas dai messicani. Il primo video che vi mostriamo è stato realizzato a Città del Messico il 27 ottobre 1992 dal signor Ulisses Trujillo. Come si evidenzia dal video, gli oggetti, oltre a salire verso l'alto, hanno un movimento relativo tra di loro. Ad un certo punto uno degli oggetti aumenta la velocità e supera in volo verticale l'altro più lento. Un'altra testimonianza delle grandi capacità tecniche di questi velivoli.
Il secondo filmato è stato realizzato il 24 ottobre 1994 dal signor Thomas Islas, sempre sopra Città del Messico. Possiamo valutare lo spostamento della formazione nel momento che compare il cavo alla sinistra dello schermo. Il 7 dicembre 1994 una nuova flottiglia viene filmata sopra la città di Tampico, nello stato messicano di Tamaulipas, dal signor Alex Fernandez Cooper. E sempre il signor Cooper, il 24 gennaio 1995, realizza questo meraviglioso filmato di una flottiglia. Un incredibile numero di oggetti è presente in questo filmato, realizzato nel 1996 nella città messicana di Nayarit. Il video era danneggiato già nel nastro originale, ma nonostante ciò è comunque di grande interesse. Il signor Martin Valencia realizza questo filmato il 18 maggio del 1997 nella città di León, in Messico. Nuovamente possiamo vedere in pieno giorno un grandissimo numero di oggetti sopra i cieli del Messico. Queste riprese sono state realizzate a Città del Messico dal signor Emilio Granados il 14 giugno 1997. Il filmato è particolarmente interessante per il tipo di oggetti che vi compaiono. Possiamo vedere chiaramente le sfere al di sotto delle nubi, mentre una più ravvicinata sfreccia al di sotto delle altre. E ad un certo punto compaiono un gran numero di oggetti completamente oscuri, un evento eccezionale filmato per la prima volta in questa occasione. Questo evento sembra essere la replica esatta di un fatto accaduto nel 1500 sopra la città di Basilea e riprodotto su stampe dell'epoca. Possiamo vedere infatti le persone osservare un gran numero di sfere chiare ed oscure nel cielo. Anche nel corso del 1998 sono state filmate queste particolari formazioni. Grazie all'opera di ricerca dell'antropologo Michael Eseman, recentemente sono venuti alla luce dei documenti filmati sugli UFO molto interessanti, realizzati in Germania il 24 agosto 1990 nei pressi della città di Greifswald. L'evento ha avuto migliaia di testimoni oculari ed è stato immortalato in 5 diversi filmati. Non è ben chiaro se le due formazioni siano degli oggetti distinti o le luci di oggetti singoli. In ogni modo, il caso di Greifswald può considerarsi uno dei più importanti verificatisi in Europa. È importante sottolineare che la città tedesca è sede di una base nucleare. Siti a cui questi esseri hanno dedicato sin dagli inizi dell'ufologia storica un grande interesse, motivato dalla preoccupazione per la estrema pericolosità di questo tipo di energia e per l'irresponsabile leggerezza con cui l'uomo ne sta facendo uso. Spesso una caratteristica che identifica degli oggetti in volo come possibili UFO sono i movimenti particolarmente inusuali che questi oggetti compiono. Questo elemento è di maggiore utilità quando, a causa della distanza, non è possibile individuarne la forma. Esempio eclatante ne è questo filmato realizzato in Messico nel 1992. In esso possiamo vedere un oggetto il quale, con facilità stupefacente, si ferma in volo istantaneamente, accelera di colpo per poi retrocedere, manifestando così una tecnologia superiore a quella da noi posseduta. Un altro filmato di grande interesse, assimilabile a quello appena visto, è stato realizzato in Ecuador il 6 settembre 1996 dal professor Jorge Alvarado. L'oggetto è ricoperto da una specie di alone che lo fa somigliare ad una piccola nuvola. Grazie alla presenza dei rami dell'albero è possibile osservare appieno gli stranissimi movimenti che l'UFO compie. Il 16 settembre 1991, durante una parata militare che si svolgeva a Città del Messico in occasione delle celebrazioni per il giorno dell'indipendenza, fu filmato un oggetto contemporaneamente al passaggio di uno stormo di 24 aerei.
L'ingegner Vicente Sanchez Guerrero seguiva le evoluzioni della squadriglia quando si rese conto della concomitante presenza di un altro oggetto sopra i cieli della città. Lasciò perdere gli aerei e si soffermò sul nuovo velivolo, che dopo alcuni istanti iniziò a muoversi verso di lui, il che provocò uno strano fenomeno. E quando è arrivato più vicino, stranamente la mia telecamera si è spenta. Indicava che la batteria era scarica, nonostante l'avessi caricata da poco. La perdita di energia della batteria usata dall'ingegner Sanchez è un fenomeno che si è presentato in molte altre occasioni e in forme ancora più eclatanti in tutto il mondo. Automobili, centrali elettriche e addirittura intere città e regioni del nostro pianeta hanno conosciuto degli improvvisi blackout in presenza di questi mezzi. Eventi che indicano la loro capacità di paralizzare qualsiasi apparato tecnico costruito sulla Terra. Una capacità che non è mai stata usata per invaderci o sottometterci. Una ennesima conferma della natura pacifica della presenza extraterrestre sul nostro pianeta. Durante il mese di gennaio del 1992 vengono filmate altre grandi luci sorvolare Città del Messico, una serie di eventi che misero in allarme la popolazione. Grazie alla grande opera investigativa di Jaime Maussan e alla vasta eco data dai media a questi avvenimenti, molte persone hanno iniziato a scrutare il cielo con maggiore attenzione, tenendo pronte le telecamere. Alcuni hanno deciso di organizzarsi in vere e proprie squadre di vigilanza dei cieli. Nasce così in questo periodo il gruppo dei Vigilantes, che nel corso degli anni ha realizzato un notevole numero di filmati dove compaiono strani velivoli. Recentemente si sono incontrati con Giorgio Bongiovanni, stabilendo con lui un rapporto di collaborazione che permetterà di mostrarvi in esclusiva i migliori documenti video realizzati da questa equipe. Abbiamo ora un filmato realizzato con una telecamera Panasonic a Sebastopoli, città della Crimea, in Ucraina, nell'ex Unione Sovietica. Il film è girato da un operatore amatoriale di nome Nikolai Igorov, che ha consegnato personalmente il film a Giorgio Bongiovanni, il quale si trovava in Russia in uno dei suoi numerosi viaggi. La forma romboidale di questo oggetto ha destato alcune contestazioni. Infatti, i tecnici della Panasonic sostengono potrebbe essere causata da un'aberrazione del diaframma della telecamera. Questo effettivamente si è verificato in alcuni casi, ma se l'oggetto compie evoluzioni impossibili a qualsiasi tipo di velivolo terrestre, come la smaterializzazione dell'oggetto filmato a Sebastopoli, non possono esservi dubbi sulla sua autenticità. Inoltre, il celebre ricercatore spagnolo Juan José Benítez ha fatto analizzare questo documento da un istituto militare spagnolo che ne ha confermato l'autenticità. Una delle caratteristiche che maggiormente hanno stupito gli studiosi è la capacità che hanno questi oggetti di dividersi in due parti distinte ed indipendenti durante il volo. Se ne ebbe notizia per la prima volta grazie alla testimonianza rilasciata a Giorgio Bongiovanni dal generale cosmonauta Vladimir Kovalyonok. Egli ebbe questa incredibile esperienza durante un volo della navicella Soyuz di cui era comandante. Uno dei primi filmati che mostrano questa capacità fu realizzato nello zoo di Sydney in Australia da un turista italiano di nome Giancarlo Bertini. All'inizio del filmato possiamo notare una persona che indica nella direzione dell'oggetto. Denotiamo quindi che il fenomeno fu notato anche da altri testimoni. È di grande interesse anche l'audio originale dal quale si può dedurre la sorpresa e lo sconcerto del signor Bertini mentre filmava l'inconsueto spettacolo, da lui indubbiamente identificato come di origine extraterrestre. Extraterrestre. Una sorave. Lui su. Altro. Visitor. Ron, they are visitors. Yeah? Yes, yes. UFO. Oh. Hello. Oh, yeah. Questo filmato fu realizzato a Città del Messico il 6 gennaio 1994 da Juan Flores.
L'oggetto è statico nel cielo ed è circondato da uno strano alone scuro. Improvvisamente l'alone scompare e, come se ci fosse una relazione specifica, subito dopo si sdoppia. Vi sono altri video che presentano un fenomeno abbastanza simile, ma riteniamo che in qualche modo siano differenti. La serie di documenti che adesso vi proponiamo mostra degli oggetti che apparentemente si frammentano in numerose parti. Riteniamo sia più probabile che si tratti di astronavi madre, da cui fuoriescono oggetti più piccoli. Un evento presentato per la prima volta dal contattista George Adamski con le sue notissime foto. A questa tipologia di fenomeno possiamo ricondurre i seguenti filmati realizzati in Messico e in Italia. Sono stati effettuati tutti di notte, il che rende più evidente colori e luminosità degli oggetti che fuoriescono dal mezzo più grande. Soprattutto nell'ultimo video realizzato nel Lido di Ostia vicino a Roma, possiamo apprezzare una notevole similitudine con le astronavi fotografate e filmate dal contattista messicano Carlos Diaz. Mezzi incredibili, costituiti di pura energia luce, che alle analisi è risultata molto simile a quella degli esseri viventi. Una tecnologia definita biogenetica dagli specialisti e che ci introduce in un campo dai risvolti incredibili. Carlos Diaz ha affermato che gli occupanti sono esseri la cui struttura corporea è della stessa energia dell'astronave, cioè luce. Una eclatante conferma a quanto divulgato da Eugenio Siracusa negli anni 60, quando affermava che vi sono esseri di luce che possono manipolare questa energia come noi manipoliamo l'argilla. Se ancora ci dibattiamo fra dubbi e polemiche sulla vera natura di questo fenomeno, forse potrebbe voler dire che non è stato ben impostato il metodo investigativo usato per analizzarlo. Perché non provare ad affrontare il tema da un altro punto di vista? Tenendo presente che l'UFO è solo una macchina, un contenitore tecnologico che trasporta un'intelligenza, cioè degli esseri raziocinanti, capaci di intendere e di volere, non sarebbe forse il caso di uscire dalla solita logica di indagine prettamente tecnica sulla genuinità o meno delle foto, del filmato o di un qualsiasi altro reperto materiale ed affrontare seriamente aspetti ben più importanti e profondi e chiedersi perché vengono e cosa vogliono? Forse, cercando di capire la logica di questi esseri, potremmo avere delle risposte incredibili ed inaspettate. Sento profondamente che ci sia una importante componente spirituale che noi stiamo negando. Mi auguro che queste civiltà avanzate non guardino solo all'aspetto biologico o tecnologico, ma anche al mondo dello spirito, al mondo di Dio. E forse non comprendono come sia possibile che parliamo tanto di religioni e facciamo così poco per manifestare i più importanti aspetti delle religioni stesse. L'aspetto più importante è quello spirituale. Dobbiamo cercare di spingere tutti i governi del mondo a dire la verità per arrestare il dolore e la sofferenza provocate da noi e non dagli UFO. Attraverso le menzogne, la cupidigia e il continuo negare ciò che di fatto esiste. Lunedì, 13 marzo 1997. Verso le ore 21:30-22, nella città di Phoenix, Arizona, vengono filmate da varie persone delle strane luci. Nei filmati, apparentemente, sembrano comparire un numero sempre maggiore di oggetti luminosi. In realtà, le analisi successive hanno evidenziato che si tratta delle luci di un unico enorme oggetto che silenziosamente sorvola la città americana, permanendo per circa 2 ore nel suo spazio aereo. La sua altezza rispetto al suolo ha oscillato tra i 600 e i 1800 metri. La sua grandezza è stata stimata intorno ai 3 chilometri.
La sua forma dovrebbe essere quella dedotta dalle accurate analisi effettuate dal ricercatore Jim Dilettoso. Le indagini successive hanno accertato che più di un migliaio di persone hanno assistito allo stesso spettacolo. Centinaia di telefonate hanno raggiunto le sedi della polizia, dei vigili del fuoco e in particolare della locale base aerea della US Air Force, la quale ha dichiarato che il gigantesco velivolo non è stato rilevato sugli schermi radar. Vi sono comunque dei testimoni che hanno dichiarato di aver visto dei caccia decollare dalla base e dirigersi verso l'inusuale velivolo. Tuttavia, nessuna delle autorità ha spiegato la reale natura del misterioso apparato. È un evento di grande importanza che si è aggiunto ad una notevole serie di casi ufologici, i quali nel corso degli ultimi anni hanno interessato la zona di Phoenix. Il 9 settembre 1995, il giovane Victor Ciluiza, nella città di Guayaquil, in Ecuador, vede sopra casa sua una luce muoversi lentamente nel cielo. Corre dentro casa, prende la sua telecamera e con sorpresa inquadra questo particolarissimo UFO. Quando attraverso la telecamera l'ho visto più vicino, mi sono reso conto che non aveva la tipica forma di un disco volante. Un'altra cosa che mi ha colpito è che non emetteva alcun suono. Tra questo gruppo di persone che stanno ballando la Macarena vi erano le figlie e la moglie del vicepresidente dell'Ecuador. Ad un certo punto viene avvistato un insolito velivolo in cielo. La telecamera lo inquadra e possiamo così osservare un oggetto lucente di color giallo pallido e di apparente aspetto sigariforme. In Ecuador, nella città di Cuenca, il signor Ismael Trepaud si trovava ad eseguire dei lavori nel giardino di casa e ad un tratto fu chiamato dalla figlia che aveva notato in cielo lo strano oggetto. Un altro particolare che ha colpito il signor Trepaud è stata la grande agitazione dei suoi cani. Un altro stranissimo oggetto volante è stato filmato dal professor Ciro Hidalgo nella città di Riobamba, sempre in Ecuador. Come abbiamo potuto vedere, i filmati realizzati in questo paese dell'America Latina colpiscono per le loro inusuali forme che non trovano riscontro nella precedente casistica ufologica. La divulgazione di questo materiale è stata realizzata grazie al grande lavoro di ricerca svolto dallo studioso ecuadoregno Jaime Rodriguez. La sua opera divulgativa sta realizzando anche in Ecuador un notevole livello di sensibilizzazione fra la popolazione. Questa apertura si è estesa persino agli apparati militari, che hanno permesso ai loro componenti di testimoniare apertamente esperienze dirette avute da loro con velivoli alieni. Grazie alle foto divulgate dal contattista George Adamski, sin dal loro primo apparire, i cosiddetti UFO a sigaro o astronavi madre hanno sempre generato un grande stupore e fascino. Secondo le informazioni date dal contattista polacco-americano, queste astronavi servirebbero per il trasporto su grandi distanze di dischi volanti di stazza notevolmente più piccola, definiti ricognitori. Alcuni filmati, dove si può notare la fuoriuscita di oggetti di dimensioni inferiori dal loro interno, sembrano avvallare questo fatto. Tra i documenti che ritraggono queste astronavi, uno tra i più eclatanti è stato realizzato nella città di Salida, in Colorado, da Tim Edwards. All'evento, accaduto la mattina del 27 agosto 1995, hanno assistito un altro ricercatore di nome Tom King, le figlie di Edwards ed il cuoco Michael Maggio. Questo avvistamento colpisce per il particolarissimo gioco di luci che emana l'astronave e per i numerosi oggetti che sfrecciano in cielo intorno ad essa. Questo filmato è stato accuratamente analizzato e ritenuto esente da contraffazioni, il che lo colloca tra i migliori documenti della storia che ritraggono questo tipo di astronavi. Nel filmato che ora andiamo a vedere possiamo nuovamente valutare gli effetti prodotti dall'UFO sulla cinepresa del testimone che stava riprendendo l'evento. Oltre che per questo fatto, il video riveste un notevole interesse in quanto vi sono presenti sia l'astronave madre che altri due oggetti più piccoli, molto probabilmente fuoriusciti dal suo interno. In questo momento vediamo come la telecamera tenda a spegnersi a causa delle interferenze provocate dal campo di energia del velivolo alieno.
Questo stranissimo velivolo filiforme di dimensioni gigantesche, da cui fuoriescono degli oggetti più piccoli, non trova uguali nei documenti ufologici fino ad oggi conosciuti. Un'altra categoria di oggetti volanti di cui parlò George Adamski era quella dei piccoli UFO teleguidati e senza equipaggio a bordo, che avevano il compito di eseguire rilievi di vario tipo. Queste piccole sonde telemetriche sono state filmate e fotografate successivamente anche da altri contattisti e da testimoni occasionali. Le loro dimensioni possono variare da pochi centimetri ad alcuni metri di diametro. Queste sonde negli ultimi anni si sono avvicinate sempre di più ai centri urbani, arrivando a volare letteralmente all'altezza dei tetti delle case o ancora più vicino alle nostre strade. Un altro ulteriore segno che avvalla il continuo avvicinamento di queste civiltà all'uomo comune. Tra i documenti maggiormente rilevanti dove compaiono queste sonde, possiamo considerare questo filmato, realizzato a San Paolo del Brasile il 2 gennaio 1998 nella zona di Capo Redondo. È di grande interesse anche per la vicinanza dell'oggetto alle abitazioni della città. Il numero dei testimoni che hanno assistito alle evoluzioni di questo apparato è notevole, fatto che è stato reso possibile oltre che dalla vicinanza, anche dal lungo periodo di durata dell'avvistamento. Circa mezz'ora è il tempo in cui la sonda ha compiuto svariate evoluzioni sopra le case di Capo Redondo. L'oggetto, la cui grandezza approssimativa è di circa 20 centimetri, non emetteva alcun suono e si trovava circa 200 metri dal giovane testimone Alan Bruno de Oliveira. I movimenti che il piccolo velivolo compie hanno tutte le caratteristiche di una guida intelligente. Lo si può facilmente dedurre da come evita agilmente gli ostacoli che gli si presentano davanti e dall'evidente autonomia del volo che indica la presenza di una propulsione propria. Queste particolari sonde sono state avvistate anche in Messico. Anche in questo paese, nelle loro evoluzioni, si avvicinano sempre di più alle abitazioni delle città, un dato che, ribadiamo, ci deve indurre ad una profonda riflessione sul reale significato di questa presenza e di cosa possa significare un aumento così eclatante dell'attività di questi mezzi. Secondo l'opinione di molti esperti, nonostante la ferrea coltre di silenzio e di discredito attuata dai governi, si è realizzata una grande maturazione di un numero sufficiente di persone in grado di capire ed accettare questa realtà. La gente è abbastanza pronta per quanto riguarda l'accettare l'esistenza di questi oggetti. Il nostro lavoro è appena cominciato. Abbiamo lavorato per dimostrare la realtà del fenomeno. Ora dobbiamo lavorare per cercare di dimostrare alle persone qual è l'obiettivo, perché vengono e il perché sono in relazione con la nostra umanità dagli inizi della storia. A Città del Messico, mentre veniva filmata l'esibizione di una squadriglia di elicotteri militari, un oggetto di apparente struttura metallica passava inaspettatamente in mezzo ai velivoli terrestri, fra lo stupore dei piloti che successivamente testimoniarono l'accaduto. È un oggetto solido, possiamo infatti vederlo spiccare nettamente contro la sagoma scura di uno degli elicotteri. Ha una traiettoria diagonale, discendente, ed è sicuramente dotato di una propria propulsione, in quanto non viene assolutamente turbato dai fortissimi moti vorticosi d'aria generati dalle pale dei rotori degli elicotteri fra i quali passa. Questo fatto denota inoltre che non può essere un pallone sonda, una mongolfiera o qualsiasi altro oggetto pieno di gas. Possiamo osservare ora queste sfere lucenti aleggiare elegantemente vicino alle pendici del vulcano Popocatépetl, in Messico. Fa parte della storia dell'ufologia il grande interesse manifestato dagli UFO, o meglio dai suoi occupanti, per le zone vulcaniche. In base alle informazioni divulgate dai contattisti, la causa di queste attenzioni sarebbe da ricercare in un attento monitoraggio dell'attività vulcanica, che potrebbe diventare improvvisamente violenta a causa dei fortissimi squilibri prodotti dalle esplosioni nucleari sotterranee negli strati magmatici del pianeta. Una informazione che nuovamente ci dà la misura della incoscienza con cui l'uomo attenta alla stabilità dell'unico posto nel quale può vivere. Un concetto che faceva parte integrante della vita di culture del passato come quella dei nativi americani. Ma
siamo tutti collegati con tutti gli esseri umani e con ogni cosa che vive sul nostro pianeta. Siamo collegati con gli alberi, con il sole, con la luna e la madre terra, con l'aria e con tutti gli esseri, su due o su quattro gambe. Con tutti gli animali che volano, camminano, nuotano o brucano. Siamo tutti un'unica cosa. Questo ulteriore documento ci mostra nuovamente una di queste sonde volare a bassissima quota sopra la città messicana di Guadalajara. Il momento in cui passa dietro il cartello pubblicitario ci dà l'esatta misura dell'altezza alla quale si trova il piccolo UFO e delle sue reali dimensioni. Gli ultimi due documenti filmati che mostriamo su questo particolare tipo di apparato sono stati realizzati a Città del Messico nel 1998, a due giorni di distanza l'uno dall'altro. In essi, forse per la prima volta nella storia dell'ufologia, si può vedere un oggetto volante non identificato in pieno giorno e in date diverse, filmato vicino allo stesso edificio. Nel primo video l'oggetto permane statico di fianco all'edificio. Quando il testimone avvicina l'immagine, possiamo notare con maggior chiarezza la forte luminosità dal colore rosato emanata dalla sfera. Nel secondo filmato, realizzato due giorni dopo, vediamo inizialmente un oggetto scuro solcare il cielo. Dopo un breve tragitto, inizia a scendere di quota e possiamo notare il cambio di luminosità dell'oggetto. Dopo una lenta e indecisa planata, possiamo vederlo affiancarsi nuovamente allo stesso edificio del filmato precedente. In questo caso non abbiamo la stessa spettacolarità del filmato di Las Lomas, ma l'importanza è decisamente notevole per l'evidenza della natura estranea di questi oggetti. Tra i casi di contatto più interessanti dal punto di vista dei documenti fotografici venuti alla luce negli ultimi anni, vi è senza ombra di dubbio quello del messicano Raúl Domínguez. Oltre ai classici dischi volanti, Domínguez ha fotografato anche navicelle sferiche come quelle viste sino a questo momento nei filmati. Le foto, come possiamo vedere, sono molto nitide. Apparentemente sembrano oggetti di natura metallica, supposizione avallata anche dal riflesso del cielo nella loro parte superiore e dalla terra nella parte inferiore. Domínguez ha rivelato di aver visto questi oggetti diventare improvvisamente trasparenti quando un aereo si avvicinava a loro e ridiventare di aspetto metallico quando il velivolo terrestre si era allontanato. In queste foto scattate da due persone diverse, sempre nella zona di Ocotlán, possiamo vedere dei dischi volanti identici a quelli fotografati da Domínguez. Dopo aver scattato queste foto, alcuni componenti della famiglia messicana Delgadillo hanno iniziato a vivere un'esperienza di contatto con esseri di altri mondi. Un ulteriore segno della grande attività svolta da questi esseri nel Messico. Il fenomeno dei cerchi nel grano ormai da vari anni continua a destare grande fascino e stupore. Uno dei maggiori esperti a livello mondiale è l'ingegner Colin Andrew. In una recente intervista ha così risposto in merito alla sua opinione sulla futura evoluzione del fenomeno. Ciò che sento nel profondo è che la manifestazione dai campi si sposterà nei cieli. Questo è ciò che sento. Sento che ciò che abbiamo veduto sul terreno si sposterà in un'altra dimensione, in qualsiasi momento, a qualsiasi ora. UFO, cerchi nel grano, profezie Maya, apparizioni divine, segni religiosi, una straordinaria concomitanza di manifestazioni sovrumane nello stesso periodo storico. Potrebbe esserci un unico invisibile filo conduttore? Potrebbe trattarsi di aspetti diversi di una stessa causa che vuole avvisarci di qualcosa? I cerchi nel grano sono una parte di questo. Gli UFO nel cielo sono una parte di questo. Le apparizioni della Madonna sono una parte di questo. Sono tutti in connessione, una con l'altra. Sono tutti parte dello stesso fenomeno. È un sottile, amorevole e gentile modo di dirci: figli, svegliatevi, il mondo sta per cambiare. Certi eventi stanno per accadere e voi non siete preparati per questo.
suscita grande interesse e sconcerto la notevole varietà di forme e dimensioni dei mezzi non terrestri avvistati in questo periodo. Una varietà che non ha riscontri nella precedente casistica ufologica. Naturalmente sono stati avvistati e filmati anche numerosi UFO dalla classica forma a disco volante o a piatto rovesciato. Sicuramente il caso più eclatante sinora verificatosi è quello di Las Lomas, ma vi sono numerosi altri documenti che mostrano il classico disco volante sorvolare i nostri cieli. Questo eccezionale filmato è stato realizzato in Messico, nella città di Juarez. Vi presentiamo una breve sintesi di una lunga sequenza dove si può vedere un UFO dalla classica forma a cappello da prete sorvolare a bassa quota la città messicana. Nella parte finale del filmato possiamo vedere l'UFO risalire verso l'alto. In Germania, il 29 maggio 1993, nella periferia della città di Stoccarda, venivano girate le seguenti immagini. L'audio originale ci dà la misura della grande eccitazione della persona che ha ripreso l'insolito fenomeno. Nel 1997, in Inghilterra, è stato realizzato questo interessante filmato. L'oggetto volante che si intravede fra i rami dell'albero mostra una grande similitudine con il disco volante filmato in Germania che abbiamo appena avuto modo di vedere. Nell'audio originale possiamo udire la voce di una delle due giovani testimoni che identifica l'oggetto con un mezzo extraterrestre. I filmati che vedremo ora provengono nuovamente dalla città di Juarez e risalgono al 1997. Sono due video girati la stessa sera e mostrano il medesimo oggetto ripreso da persone differenti e da zone diverse della città. L'UFO è molto simile a quello mostrato precedentemente, filmato nella stessa città nel 1993. Velivoli praticamente identici sono stati ripresi anche a Toronto, in Canada, nel 1997 e da una coppia di messicani nella città di Miami, in Florida. Come anticipato in apertura di questo documentario, il video di Las Lomas ha destato enorme scalpore nell'ambiente ufologico mondiale, scatenando grandi polemiche sulla sua autenticità o meno. Qui lo tengo. A tu poca madre. No lo creo, güey, no mames. Se ve perfecto. No mames. Se ve perfecto. Uy, no, órale. Mames, puta, estás grabando, cabrón, no mames. Sí, está el foquito no, prendido. Madre. Puta madre. Puta, se ve. Ve esa madre, padrísimo. Qué pedo. Qué bárbaro. Cabrón. No mames, ¿de qué? O sea, no es un avión esa madre. Qué pedo. No mames, cabrón. No lo veo. Tuttavia, in questo caso, oltre alla prova del video, che risulta abbastanza chiara, abbiamo la testimonianza di almeno due persone, e potrebbero essere molte di più nell'area dove è avvenuto l'avvistamento. Le analisi sono state condotte in tutto il mondo da diversi esperti, tra i quali Bruce McBee, che è uno dei più rispettati negli Stati Uniti, e Jim Dilettoso, e molti altri. Victor Quesada in Messico e Michael Heseman, e tutti hanno riscontrato che l'oggetto è reale. Tutto questo ci fa comprendere che il ruolo dell'investigatore è più importante della prova stessa. Presentiamo ora alcune delle dichiarazioni rilasciate a Jaime Maussan da alcuni testimoni che videro l'UFO di Las Lomas, così da renderci conto personalmente della loro validità. Cosa hai visto il 6 agosto? Era un oggetto enorme che girava velocemente. Io mi trovavo a casa mia, sono uscita fuori, ho guardato in cielo e ho visto un oggetto enorme. Vedendolo sono rimasta paralizzata. L'unica cosa che ho notato è che girava molto velocemente. Il colore era grigio metallico
Era rotondo, si muoveva oscillando e ruotando velocemente. Si trovava lì, sopra quel palazzo. Non in questo, ma nel mezzo di quei tre. Ieri abbiamo presentato un video in televisione. Tu lo hai visto? No. Non conosci le immagini che si vedono nel video? No. L'ho raccontato solo a mio padre, ma non mi ha creduto. Si è perfino messo a ridere, dicendomi che non era vero, ma quando è venuto lei gli ho detto: hai visto che era vero? Lui ha risposto: sì, vedo che stanno indagando. Un altro testimone è il signor Arturo Garcias, un ristoratore, il cui locale si trova di fronte ai palazzi dove si è manifestato il velivolo anomalo. Ad un tratto in quei palazzi ho visto che qualcosa si muoveva. Allora ho fissato meglio lo sguardo e ho capito che c'era qualcosa che gli sorvolava. Si vedeva una specie di piatto che galleggiava in aria e si muoveva in modo anormale rispetto a qualunque oggetto volante terrestre. Un'altra interessante testimonianza che avvalla la genuinità dell'evento di Las Lomas viene rilasciata da una ragazza che si trovava in uno dei palazzi sorvolati dal probabile mezzo extraterrestre. Pur avendo visto il programma di Maussan sul disco di Las Lomas, descrive fenomeni di cui non si era parlato nella trasmissione. Il giorno 6 agosto stavo facendo un lavoro per l'università, stavo scattando delle fotografie. A un certo punto ho percepito un'ombra molto strana e in quel momento mi sono voltata verso il cielo e ho visto una nuvola molto densa, solida. Ho pensato che non poteva essere una nuvola, sembrava stesse cadendo il cielo. Non capivo cosa stesse succedendo, poi mi sono resa conto che si trattava di un UFO. Ho visto che era solido e brillava. Non aveva luci, ma era molto brillante. Era sospeso, ma nello stesso momento si poteva vedere che girava molto velocemente. Così veloce che non si notava realmente questa rotazione, ma si sentiva dall'aria. Da tutto quello che emetteva si percepiva che girava. E si udiva un suono come una fuoriuscita di gas, sì, costante, ed anche come se fosse oscillante. In quel momento ho notato che tutti gli animali di casa erano come impazziti. I cani, i gatti, correvano da una parte all'altra. Mi sono spaventata molto, questo comportamento dei cani mi ha fatto reagire. Ho pensato che dovevo fare una foto. Ho cercato di prendere la mia macchina fotografica, ma siccome c'era molta confusione non l'ho trovata subito. Quando l'ho presa e mi sono voltata per fargli una foto, ho visto solo una luce che si allontanava a grande velocità. Non si distingueva più la forma, era come una luce, una cosa brillante, argentea, molto forte. E indossavo una maglietta a maniche corte e quando mi sono guardata allo specchio avevo dei segni come se mi fossi abbronzata con la maglietta addosso. Nel corso delle ricerche condotte da Jaime Maussan e dalla sua equipe sono emerse ulteriori testimonianze che hanno confermato quanto dichiarato dai testimoni che abbiamo ascoltato e conferiscono sempre di più al caso Las Lomas una validità a prova di qualsiasi critica, rendendolo uno tra i casi più straordinari a conferma della reale presenza di civiltà extraterrestri sul nostro pianeta. Ho analizzato l'immagine dal punto di vista della stabilità per verificare l'eventuale presenza di un cavo. Sono veramente sicuro che non c'è alcun cavo che lo regge. Si muove realmente così. Non c'è nessuna prova che sia un falso. Non è fisicamente possibile per un pallone muoversi nello stesso modo in cui si muove l'oggetto. È come se viaggiasse su una colonna di energia invisibile. Ed è per questo che dondola sporgendosi avanti e indietro quando raggiunge le cime dei palazzi. In base a tutto questo, sono quasi convinto che questo video sia autentico.
Internet è senz'altro uno straordinario mezzo di diffusione, ma può essere anche un validissimo strumento di disinformazione e discredito nelle mani di chi ha la volontà di sconfessare e ridicolizzare questo importantissimo fenomeno. È necessaria perciò grande responsabilità e discernimento nel considerare certe notizie. Esemplare è il caso di una sedicente quanto sconosciuta ricercatrice americana di nome Liz Edwards, che con una teoria perlomeno azzardata pretende di aver trovato un metodo con cui, secondo lei, si potrebbe falsificare il video di Las Lomas anche a casa. L'accusa viene mossa basandosi solamente su alcuni fotogrammi a bassissima risoluzione presi da internet e senza presentare alcuna seria prova sulla qualità dei risultati ottenibili con il suo metodo. Attraverso le spiegazioni rilasciate dal professor Quezada possiamo farci un'idea più approfondita di cosa significhi eseguire una indagine seria e ponderata su un qualsiasi caso preso in esame. Fino ad oggi questo è uno dei migliori filmati che abbia mai analizzato e sta soddisfacendo tutte le prove fatte, in base alle quali non mi risulta alcuna frode. Una cosa è quello che la gente può dire di un'immagine che si vede in televisione e un'altra cosa è lavorare, vedere la zona e stare nella città dove è accaduto il fatto. Parlando di quello che propone la Edwards, sarebbe tecnicamente possibile o è veramente un'ipotesi azzardata? Io vorrei vedere il video fatto da lei in quel modo e sottoporlo alle analisi che stiamo realizzando. Se vogliamo lavorare seriamente, dobbiamo lavorare sulla fonte o il più vicino possibile all'originale, possibilmente con un video che non sia tratto da internet, perché questi sono composti da fotogrammi di qualità molto bassa. Poi sono anche compressi per ridurre lo spazio occupato nella pagina web. Significa che non si possono fare delle investigazioni serie stando seduti dietro a una scrivania? Io penso che a volte ricercare stando seduti dietro ad una scrivania sia un ingannarsi. Un vero e serio investigatore, per avere informazioni, analizza tutte le prove e le fonti che possiede. L'eccezionalità della natura del disco di Las Lomas viene ulteriormente evidenziata sottoponendo l'immagine video all'azione di alcuni filtri all'ultravioletto e all'infrarosso. In una di queste prove l'oggetto scompare momentaneamente dallo schermo, manifestando così proprietà incomprensibili in base alle attuali conoscenze scientifiche. Quello che possiamo osservare qui è molto interessante. Con questo filtro l'oggetto non si vede. L'unica cosa che riusciamo a notare sono i punti di luminosità che ha anteriormente e posteriormente. Qui il nostro spettro visivo si annulla e l'unica cosa che si vede è dove l'oggetto emette luce. Se questo video fosse stato una sequenza di dati del computer, si sarebbe mantenuto più costante. Non sarebbe molto semplice fare queste variazioni. Il caso Las Lomas continua a creare scalpore all'interno dell'intera comunità ufologica, nonché del pubblico televisivo, per le sue straordinarie componenti che scardinano ogni tentativo di discredito. Ricercatori come Jaime Maussan si possono considerare i pionieri del nuovo giornalismo per il terzo millennio, un giornalismo di ricerca che stimola ad una riflessione su importanti fatti che stanno accadendo sotto i nostri occhi. Un giornalismo che vuole evidenziare la verità, libero da vincoli e interessi di parte. L'idea, la finalità, è di risvegliare la coscienza di tutte le persone che possono vedere ed ascoltare i nostri programmi, perché, come abbiamo detto, noi non saremo l'ultima generazione e le persone, i bambini che non sono ancora nati, hanno dei diritti che devono essere rispettati. Gli UFO si mostrano, vengono visti da migliaia di persone in tutto il mondo. Uomini semplici, professionisti, piloti d'aereo, militari, astronauti, scienziati e contattisti hanno vissuto e testimoniato la realtà di questa presenza. Vengono fotografati e filmati, lasciano segni tangibili della loro natura oggettiva, ma ancora il potere si ostina a negare, denigrare, occultare, ridicolizzare o perseguitare chi con reale determinazione vorrebbe risvegliare la coscienza delle masse a questa pacifica e straordinaria presenza. Sentiamo con sempre maggiore urgenza la necessità di un cambiamento,
di mutare la nostra vita, di ritrovare un vero contatto con la natura, con il più profondo intimo di noi stessi e godere delle bellezze della creazione. Una creazione dove la vita intelligente si esprime sui infiniti mondi e viene sino a noi con un messaggio di pace e con il desiderio di vederci finalmente liberi da assurde paure e falsi valori che hanno reso la nostra vita infelice e la nostra terra una madre in agonia. Vorremmo che questi viaggiatori dello spazio si mostrassero palesemente, ma con quale spirito verrebbero accolti? Siamo certi di essere pronti ad un simile contatto? È molto probabile invece che verremmo attanagliati dal terrore più paralizzante, dalla paura più incontrollata, dal timore di essere schiavizzati, torturati, vampirizzati, come nei più volgari e stupidi film di fantascienza. Non siamo ancora pronti. Questa è la triste verità. I nostri incubi, i veri mostri, sono dentro di noi e in mezzo a noi. Sono coloro che alimentano la sfiducia, l'inganno, la morte e la distruzione. Se non ci liberiamo delle nostre catene interiori e materiali e non ridiventiamo come i bambini, come ci insegnò un grande maestro venuto 2000 anni fa, e cioè Gesù Cristo, non conosceremo il regno dei cieli. Un regno i cui abitanti, in pace e concordia, vorrebbero accoglierci per essere finalmente uniti, veri compagni di una straordinaria avventura chiamata vita. Aquí lo tengo. ¿Pero qué pedo? Se ve poca madre. No lo creo, güey, no mames. Se ve perfecto. No mames. Se ve perfecto. Uy, no, órale. Puta, ¿estás grabando, cabrón? No mames. Sí, está el foquito no, prendido. Madre. Puta madre. Se ve esa madre, padrísimo. Qué pedo, qué bárbaro. No, no mames, ¿qué? O sea, no es un avión esa madre. Qué pedo. No mames, cabrón. No lo veo. No. Se metió atrás de ese edificio, espérame. Del otro lado.